Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio podcast. Quest'oggi voglio parlarvi non della solita storia, ossia di ciò che ho fatto nella settimana, ma voglio parlarvi di un argomento ben preciso, ossia il fatto di poter avere un business part time, un business alternativo, un business che va insieme di pari passo al nostro lavoro principale, che può essere un lavoro da dipendente, un lavoro da libero professionista o anche magari un altro business e quindi un altro lavoro da imprenditore. Per quale motivazione mi è venuta questa ispirazione? Beh, molto semplice, perché sono diversi mesi che sto continuando a spingere per riuscire ad ottenere un piccolo business part time che mi possa portare delle entrate supplementari, ma poi logicamente col passare del tempo spero che possa diventare anche quello mio principale. La cosa però fondamentale sulla quale voglio battere è proprio il fatto che c'è possibilità di avere un business part-time che ti porti via soltanto magari una, massimo proprio 2 ore al giorno e possa comunque incominciare a crescere e darti la possibilità di magari avere una in prima battuta una seconda entrata e poi magari un'entrata principale molto più cospicua rispetto al alla nostra entrata per quanto riguarda il lavoro da dipendente o comunque da libero professionista qualche sia. E questo è possibile perché io di mio ne ho già avuti diversi. Ho avuto in un primo momento ho fatto l'insegnante di danza, in un secondo momento ho stampato dei disegni su delle magliette e poi le vendevo alle scuole di danza queste magliette perché mi venivano richieste per i vari saggi e spettacoli. Poi ho avviato un business di e-commerce su eBay e vendevo delle magliettine piccole, quelle che si attaccano praticamente con la ventosa sulla parabrezza delle macchine e dopodiché invece ho avviato un business su Instagram, un business su Instagram che piano piano sta prendendo piede, sto vedendo che sta incominciando ad ingranare e questo mi piace. Ma col tempo ho incominciato a spostarmi proprio dal reale all'online. Questo perché? Perché ho notato che per impiegarci così poco tempo, quindi un'ora, massimo 2 ore, e poterlo impiegare in maniera addirittura anche automatica, e soprattutto senza dover magari pensare a cavolo oggi devo impiegare 2 ore e poi domani altre 2 e poi ancora altre 2, ho preferito trovare un business che potesse diventare automatico, anzi diciamo semi-automatico, perché automatico non esiste a meno che non inizi a delegare, ma semi-automatico sì, può esistere tranquillamente. Questo perché è molto semplice riuscire a creare un qualcosa del genere su internet. Per esempio, se voi vi aprite un profilo Instagram nel quale postate delle immagini create da voi, delle foto create da voi o magari anche delle frasi o qualsiasi contenuto voi vogliate inserire, è molto semplice riuscire a renderlo semi automatizzato grazie a dei programmi esterni che si connettono al vostro account. Poi può esserci anche quell'altra possibilità di YouTube, ossia YouTube non è nient'altro che, come tutti spero voi sappiate, perché ormai insomma oltretutto state ascoltando questo canale, anzi questo podcast, sicuramente siete passati dal mio canale YouTube, è una di quelle piattaforme, anzi è la seconda piattaforma di ricerca al mondo dopo Google logicamente, ed è tra parentesi anche di Google. Ma il fatto di avere un canale YouTube ti dà la possibilità di poter imparare prima di tutto tantissime nuove soft skill, che sono per esempio quello del essere capaci a parlare davanti a una telecamera, quindi magari levarsi quella piccola paura di parlare davanti a una telecamera da soli in una stanza, o magari essere capaci di riuscire a mantenere un tono
comunque sempre stabile anche nei momenti nei quali non hai molto controllo della tua ansia, perché magari hai paura, hai un po' di timore e quant'altro. E poi c'è la possibilità di imparare a montare i video, quella è una cosa interessantissima, bellissima, infatti mi piace proprio per quello YouTube, e anche logicamente riuscire a fare le miniature, quindi diciamo le immagini di copertina per quanto riguarda i propri video, e quindi anche in quel caso imparare a utilizzare Photoshop anche in maniera blanda, ma c'è la possibilità. Poi c'è anche un'altra possibilità con i blog. I blog non sono nient'altro che un sito internet sul quale noi andiamo a postare quotidianamente o magari settimanalmente, insomma, con una rubrica logicamente preorganizzata, dei contenuti che vanno a creare un'audience che ti dà la possibilità poi di iniziare a sfruttare, anzi a essere sfruttata, perché c'è la possibilità logicamente di andare a raccogliere dati, di andare a raccogliere email e magari poi andare a utilizzare un po' di affiliate marketing con magari delle connessioni con link con Amazon o magari con dei prodotti su piattaforme alternative, e quindi in questa maniera riuscire a vendere dei prodotti tramite proprio il vostro blog. O c'è anche una possibilità di collaborazione con i brand sempre tramite il vostro blog, o anche questo può essere fatto sia su Instagram che su YouTube. Ultima battuta, c'è l'e-commerce, dropshipping e Amazon FBA. Perché le ho messe tutte insieme? Beh, perché tutte e tre hanno una particolarità, ossia vendere prodotti di terze parti su internet. Amazon FBA logicamente ha una particolarità a livello di utenza, perché l'utenza è quella di Amazon, ma c'è anche da dire che c'è bisogno di creare un ecosistema dietro, prima di tutto finanziario e poi logicamente di spedizione, non da poco. Poi c'è l'e-commerce, che è un sito internet proprietario sul quale si vendono prodotti o di vostra proprietà, quindi un private label, quindi un marchio privato, magari avete acquistato dei prodotti o magari anche addirittura creato dei prodotti e ci avete messo il vostro marchio con una scatola carina e insomma vendete il vostro prodotto su internet. Oppure il dropshipping, che non è nient'altro che veramente un sito internet creato appositamente per andare a vendere dei prodotti che non sono fisicamente in casa vostra o all'interno di un vostro magazzino, ma sono solamente dei prodotti collegati a dei link che vi vengono forniti dai fornitori che riuscite a trovare in giro su internet o su determinate piattaforme. Tutto ciò logicamente capite che c'è la possibilità di automatizzarlo, perché per esempio per Instagram, come vi ho detto, c'è la possibilità di andare a creare magari 30, 40, 50 post e metterli su una piattaforma come Late.com, e vi darà la possibilità di postare questi contenuti automaticamente all'ora che voi volete, con il commento che voi volete, anzi con la descrizione che voi volete. Poi c'è YouTube, che vi dà la possibilità di creare 4-5 video tutti insieme e logicamente puoi postarli nella maniera in cui voi preferite di più. Il blog idem, c'è la possibilità comunque di programmare tramite WordPress la pubblicazione di determinati insomma interventi, di determinate notizie e quant'altro. L'e-commerce, beh, logicamente e-commerce, FBA e dropshipping sono delle possibili alternative che richiedono magari un pochino di esperienza in più a livello di marketing online, e magari in alcuni casi, nel caso per esempio del private label in e-commerce e in FBA, anche una base economica non indifferente, che vi dà la possibilità di poter acquistare dei prodotti per poi rivenderli, e quindi nel momento in cui voi avete acquistato e impostato il sistema per andare avanti a vendere il prodotto e logicamente magari aver fatto anche un po' di pubblicità per il prodotto stesso,
in automatico questo prodotto verrà venduto. Quindi tutto ciò dà la possibilità a livello di diciamo business part time di poterlo gestire in maniera totalmente slegata dal vostro tempo e quindi non obbligatoriamente applicarvi giorno per giorno 2, 3, 4, 5 ore. Poi è logico, è sempre un lavoro, quindi comunque richiede sempre un minimo di impegno e non soltanto perché è internet, allora diventa un qualcosa di più semplice da gestire, ma è soltanto pieno insomma di tools che vi danno la possibilità di delegare in maniera automatizzata a dei sistemi il parte del vostro lavoro. Bene ragazzi, con questo podcast è tutto, io vi ringrazio per aver ascoltato ancora una volta il mio podcast, vi ricordo di lasciare like, commentare, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e andare a visitare il mio account Instagram davidevasco85. Grazie per averlo ascoltato e al prossimo podcast. Ciao a tutti ragazzi!